Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Anita Stories. In questo video vi faccio vedere come fare lo slime con il sapone per piatti, quindi senza colla, senza borace, senza soluzione lenti, eccetera eccetera. Sono ricette che sono state consigliate da voi, quindi vi ringrazio tanto. Ringrazio Michelle Bianchini per questa ricetta che andiamo subito a fare. Allora, innanzitutto ci vuole lo shampoo. Io sto utilizzando Head & Shoulders, ma lei non ha specificato quale usare, quindi potete usare quello che volete. Mi raccomando, lasciate un like a questo video, vediamo se riusciamo a raggiungere 10.000 likes, vediamo, sarei felicissima. Dopodiché mettete ovviamente il sapone per piatti, io questo lo prendo alla Lidl, se volete prendere lo stesso. Se volete aggiungete del colorante e mi raccomando, fatemi sapere le vostre ricette nei commenti, così andrò a farle poi per i prossimi video, e lasciate anche un like alle ricette che vi piacciono di più, così realizzerò prima quelle con più likes se ho gli ingredienti. Dopodiché ho messo un po' di sale e potete iniziare a mischiarlo. Vado ad aggiungere un po' di detersivo per piatti perché era un po' poco. Allora, mischiatelo per un bel po' di tempo. Qualsiasi slime in cui utilizzate il sale va mischiato per un po', non va mischiato poco, altrimenti non si forma bene. Vedete che qua già sta iniziando a fare un po' di reazione. Dopodiché vado a metterlo in freezer per 10 minuti. Poi, nel frattempo che aspetto, vado a fare quest'altra ricetta di Marina Korobova. Grazie mille, Marina. Vado a mettere quindi ovviamente il sapone per piatti, 2 cucchiai, poi un pochino di sale, mi raccomando non mettete troppo sale altrimenti diventa liquido, mischiatelo per bene. Dopodiché dovete aggiungere poco poco il detersivo, io sto utilizzando questo Persil che in Italia è il corrispondente del Dixan. Non mettetene troppo altrimenti diventa appunto liquido e continuate a mischiarlo. Scusate se oggi sono un po'... non ho una voce molto attiva, sono un po' addormentata. Mi sono svegliata più presto quindi sono un po'... addormentata, spero che non vi dia fastidio. Allora, questo qua è una ricetta che mi hanno consigliato nel video in inglese, quindi, però ve la voglio comunque far vedere perché è uscita molto molto carina. Quindi gli ingredienti sono ovviamente sempre il detersivo per piatti. Ah, tra l'altro diceva nel commento di utilizzare un contenitore più piccolo in cui sta appunto stretto il contenuto. Quindi se avete un contenitore tipo questo è perfetto. Dopodiché mettete un po' di bicarbonato di sodio. E iniziate a mescolarlo. Quindi appunto se avete un contenitore piccolo che si può chiudere è meglio. Altrimenti potete comunque provare lo stesso. Mi raccomando, se non mi seguite ancora su Facebook e su Instagram, andate subito a seguirmi che c'è un giveaway che finisce fra poco. Ho deciso di aggiungere un pochino di sale anche. Dopodiché nel commento diceva di lasciarlo in freezer per 2 ore, ma a me sembrava un po' troppo, quindi l'ho lasciato per una ventina di minuti. Nel frattempo vi faccio vedere un'altra ricetta inglese che è uscita molto molto bene, quindi ve la voglio far vedere, ed è di utilizzare semplicemente sapone per piatti e farina oppure maizena, e con la maizena vi dico che esce meglio, o fecola di patate. Io sto utilizzando appunto la fecola di patate, poi dopo vi faccio vedere anche tutti gli altri risultati di quelli che abbiamo fatto adesso. Aggiungo, se vedete che ne avete messo un po' troppa di farina, aggiungete un po' di detersivo per piatti, così poi
diventa più morbido. Dopodiché non vi preoccupate se all'inizio avrà questo aspetto che sembra un mega fail, dovete semplicemente mescolarlo un po' con le mani. Mi raccomando, attivate le notifiche perché domani e dopodomani arrivano due nuovi video speciali che spero tanto che vi piaceranno. Ci ho messo tanto a prepararli e mi sono divertita un sacco a farli, quindi mi raccomando, attivate le notifiche così sarete i primi a vederli e a commentarli. Allora, questo è il risultato di questo slime. Mi piace tantissimo perché è molto allungabile ed è molto morbido, ricorda molto il fluffy slime. Ed è davvero super super semplice da realizzare, come avete visto appunto. Quindi spero tanto che questo vi piaccia. Poi ora vi faccio vedere anche gli altri. Se lo realizzate, se volete potete farmi vedere le vostre creazioni mettendole su Instagram o su Facebook e utilizzando l'hashtag Anita Stories. Vedete anche il colore, è bellissimo, tra l'altro è uscito questo rosa chiaro. Tra l'altro voglio fare anche un altro video in cui faccio un nuovo slime con la colla però. Quindi ditemi nei commenti quale slime volete che realizzi con la colla, quale tipo di slime. Magari farò appunto un ASMR apposito, se volete. Allora, questo qua è quello con il bicarbonato di sodio che avevo messo appunto in freezer. Bicarbonato di sodio, sale e sapone per piatti nel contenitore più piccolo che va poi chiuso. Vi faccio subito vedere com'è venuto. Ed eccolo qua, questa palletta è super carino. Era freddissimo, tra l'altro. Questo è uscito rosa scuro. Io adoro questo sapone per piatti per fare gli slime perché il colore già è bellissimo. Quindi, questo è il risultato di questo slime. Lo trovo davvero super carino. Ovviamente non è come uno slime con la colla, però per essere solo sapone per piatti e questi pochi ingredienti mi è piaciuto molto. Questo qua invece è lo slime con lo shampoo Head & Shoulders e il sale. E sinceramente sono indecisa se il mio preferito tra questi è questo qua o quello là con la fecola di patate, perché questo è fighissimo lo stesso. Quindi mi raccomando, se il vostro detersivo per piatti non funziona, potete andare a prenderlo alla Lidl. In genere quelli trasparenti, molto liquidi, non funzionano. Quelli invece più colorati, con un colore più opaco, come questo appunto, funzionano molto meglio. Quindi grazie mille per avermi consigliato questo slime. Passiamo ora all'ultimo slime. Il risultato dell'ultimo slime, è quello con detersivo per piatti e detersivo Persil, quindi Dixan. E c'era anche un pochino di sale, se non sbaglio, sì. La parola segreta del giorno è Jiggly Slime. Se avete visto il video fino ad ora, scrivete nei commenti Jiggly Slime senza dire che la parola segreta del giorno. Vediamo quanti di voi l'hanno visto fino ad ora. Allora, stavo provando appunto a prenderlo, però mi sembrava ancora un pochino appiccicoso. Quando vedete che è ancora appiccicoso, dovete fare appunto come faccio sempre con il cucchiaino, dovete raggrumarlo un pochino per farlo staccare bene dalla ciotola.
Allora, questo è il risultato. Purtroppo questo è venuto più appiccicoso. Non so se appunto è il detersivo che l'ha reso un po' più liquido, quindi un po' più appiccicoso. Quindi è comunque carino, diciamo, non è completamente liquido, però sì, non è uscito proprio granché. Grazie comunque per la ricetta. Fatemi sapere voi se li avete realizzati o se andrete a realizzarli con questa ricetta. Fatemelo sapere. Spero tanto che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile in qualche modo. E mi raccomando, attivate le notifiche, seguitemi su Instagram e su Facebook e lasciatemi pure le vostre ricette nei commenti, così andrò poi a realizzarle nei miei prossimi video. E vi mando un bacione enorme e ci vediamo domani e dopodomani.